Non puoi scegliere se usarli, se tassarli sì. E questo uno degli slogan del flash mob contro l'aumento dell'IVA su assorbenti e prodotti per la prima infanzia che l'associazione Tocca a Noi, promotrice dell'hashtag Tampon Tax Tour, ha organizzato per mercoledì 1 novembre nelle principali piazze italiane. Anche a Pescara la flash mobilitazione in Piazza Unione ha avuto l'obiettivo di opporsi alla scelta del governo Meloni di riportare al 10% l'IVA sui prodotti igienico-sanitari femminili e al 22% sui prodotti per la prima infanzia, come spiegato da Benedetta Lapenna del collettivo Zona Fucsia. Questo flash mob è stato organizzato dall'associazione Tocca a Noi, che è un'associazione di Firenze che però è riuscita a toccare tutti i territori italiani per dire no alla tampon tax. Siamo 13 piazze in tutta Italia che richiediamo a gran voce appunto di non alzare l'IVA degli assorbenti e dei prodotti della prima infanzia. Addirittura abbiamo anche una piazza a Barcellona di fronte all'ambasciata italiana, proprio perché per noi è fondamentale metterci in rete e dire a gran voce quello che vogliamo, una battaglia per un welfare più equo, solidale per tutte, e non è una semplice gentile concessione. Dopo che l'anno scorso hanno abbassato l'IVA di assorbenti e i prodotti per la prima infanzia, con questa manovra il governo di Giorgia Meloni decide di riaumentare questa IVA. Ecco, noi siamo qui per dire che non solo non dovrebbe toccare assolutamente l'IVA, ma che addirittura l'IVA dovrebbe essere allo 0%, anche perché questi prodotti sono di prima necessità e non possiamo scegliere di non usarli. Quindi siamo qui per richiedere a gran voce di non aumentare l'IVA, se non addirittura renderli gratuiti. A rispondere all'appello lanciato dall'associazione Tocca a Noi sono stati cittadini e anche rappresentanti politici come Marilisa Serone Dalò, responsabile dei diritti del PD Abruzzo. Questo flash mob parte da Tocca a Noi, ma poi coinvolge anche associazioni e anche parti politiche che chiedono al governo Meloni appunto di rivedere questa scelta che penalizza soprattutto le donne. Le donne e le mamme, ossia la metà del mondo, anzi di più, che vengono però minorizzate. Ecco, con questo governo che vuole sostanzialmente cambiare la narrazione sulla famiglia, tant'è che la predica al singolare, togliendoci la possibilità di amarci come vogliamo e di crescere figli di sangue o meno, prova in tutti i modi a significare questo cambiamento culturale. Come lo fa? In tanti modi, fra cui per esempio quello di con una mano togliere e l'altra mettere, tant'è vero che ci dice che sostiene la maternità, ma di fatto poi rimette l'IVA, non abbiamo capito se al 10 o al 22, sui prodotti per l'infanzia e rialza le tasse sugli assorbenti e i prodotti igienici femminili. Quindi sì, deve esserci anche la politica, devono esserci le associazioni, deve esserci il racconto di quanto non sia possibile togliere alle persone che vogliono vivere la possibilità di farlo dignitosamente.